Il senso di questa giornata è soprattutto molto bello perché nasce soprattutto quando ero delegato regionale in Campania e poi questa esperienza, adesso che svolgo questo servizio nazionale, cerco di comunicarla e di contagiare anche altre diocesi e altre regioni, in modo particolare la Sicilia, che già da diversi anni svolge questa giornata della misericordia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità ecclesiale all'accoglienza di coloro che hanno sbagliato e che attendono in modo particolare di essere accolti nelle comunità, di non essere giudicati, di non essere marchiati. Quindi un grazie anche alla Conferenza Episcopale Siciliana che in modo particolare è attenta in modo particolare alla realtà penale, quindi dove i vescovi sono molto presenti nelle carceri, sono sensibili e soprattutto sostengono i cappellani che svolgono con passione, con amore e anche con disinteresse il loro impegno nelle carceri. Prima di tutto io penso che la cosa bella sarebbe che le comunità cristiane potessero entrare in carcere affinché ci sia proprio un ponte che possa suscitare interesse, accoglienza, e soprattutto integrazione. Perché tante volte il carcere è visto un po' come un luogo separato dalla città, e invece il carcere è integrato nella città, perché sono figli di quella città, figli di quella regione. E quindi la comunità cristiana che entra in carcere deve essere anche disponibile ad accogliere quando escono fuori, a mettersi anche a servizio di questa realtà fragile, perché senza l'aiuto della comunità, senza l'aiuto di tante persone, coloro che escono dal carcere rischiano di perdere di nuovo e di continuare a delinquere.